Deputata. A 23 anni entrai in convento e dopo 9 anni presi i voti. Mi laureai in pedagogia e insegnavo al doposcuola della Mount Edison, quando nell'autunno caldo del rinnovo dei contratti presi a litigare contro la cattiveria del capitalismo e a favore della povera gente. La madre superiora e il vescovo mi minacciarono. Ma io ero convinta che la mente di un vero cristiano deve muoversi con liquidità, senza rimanere fissa. Il clericalismo, invece, fa le cose che non può fare a meno di fare, non quelle che sarebbe giusto fare. Così il velo di suora è volato via, e non mi sono voltata a guardarlo, sicura che ogni azione che riesce a fare per il meglio cambia il peso specifico della società. Sbiadite le cicatrici del clericalismo, entrai nel partito Democrazia e Progresso, e divenni deputata, per combattere il concordato che sancisce la Chiesa del potere. Così, del mio banco in Parlamento, ho fatto il mio altare e la mia croce, e da ora in poi i miei interventi sostituiranno le preghiere. Commento. Prendere i voti. Frase della ritualità spirituale. Ha iniziato da tempo a morire lentamente, non a caso, perché ormai il rito ha poco a che fare con lo stato di coscienza che intendeva rendere visibile nel piano fisico, non perché i riti siano stati sempre inutili, ma perché il tempo della loro utilità è trascorso. Le guide ripetono che ciò che conta è il raggiunto stato di coscienza che, se esiste veramente, non ha più bisogno di divise spirituali.